Ciao a tutti, prepariamoci per questa live reaction dal centro commerciale La Cartiera. Lasciate un like e seguiteci, grazie. Siamo in attesa della partita, mancano quasi 5 minuti al calcio d'inizio. Lozano viene servito di testa a TT, raccoglie però un regressivo. Siamo al quinto minuto, il Napoli naturalmente attacca. Avanzato Bocca, spinto chiaramente da Mali. Partita strana stasera, vediamo un attimo come va. Punizione per il Napoli. Nella prima parte di stagione le cose sulla palla Raspadori e Mario Rui. Vediamo un po' come va stasera, dai. Forza Napoli. Invece nel girone di Champions stradominato dal Napoli contro Liverpool Ajax Rangers di Glasgow. Punizione. Pronto Mario Rui ad andare con sinistro. Vai Mario Rui. Buono su cross, palla che passa dall'altra parte. Va Lozano. Aggancio di Kim. Lozano a chissà. Ancora a cercare Kim. Kim. Di Lorenzo! Dopo la sconfitta con il Milan 4-0, proseguiamo a prendere. Vai così! La settimana è stata ovviamente la campionata di Lorenzo. E ora è lui a sbloccare il risultato, a portare il vantaggio al Napoli. Siamo sempre qui, centro commerciale della Cartiera. Colpo di testa magistrale del capitano. Colpevole la difesa del Lecce che lascia solo Di Lorenzo. C'è un checking per una possibile posizione di fuorigioco, speriamo di no. Il VAR se la sta prendendo comoda, stanno guardando il pelo nell'uovo naturalmente contro il Napoli. Vediamo un attimo. Gol convalidato, 1-0. C'è cover, il gol viene convalidato. Allora, gol convalidato, vai. 10 minuti alla fine del primo tempo. Napoli sempre in vantaggio. Seguiamo questa azione. Il Lecce non si sbilancia nonostante il passivo di 1-0. È terminato il primo tempo. Il Lecce si è fermato al primo quarto d'ora a giocare, poi dopo il primo quarto d'ora si è chiuso in difesa e quindi la partita l'ha fatta quasi tutta il Napoli. Qualche accenno di contropiede da parte del Lecce, ma nulla di che. Seguiteci, lasciate un like, lasciate un commento. Arrivederci a dopo per il secondo tempo. Partito il secondo tempo. Iniziato il secondo tempo. Il Lecce si affaccia come sempre all'inizio del tempo dalle parti della porta di Meretto. Comunque nulla di fatto al momento. 0-1 a favore del Napoli. Avanti così. Ottima partenza sulla traversa di Sissé a Federico Di Francesco. Traversa di Sissé, gol di Di Francesco. Non è possibile prendere un gol in questo modo. Non è possibile. Bisogna chiudere le partite. Bisogna chiudere le partite. Basta. Di testa Yolanda Rachmani. Ancora Di Francesco che sembra scatenato qui addirittura. Di Francesco si sta scatenando solo con Napoli. Applauso al compagno. Seguiamo il corner per il Napoli. Va a saltare la camisa che Rachmani. Mario Rui potrebbe andare con sinistro. Infatti va lui. Di testa Scentre, raccoglie Lozano. Lozano sulla sinistra. Niente da fare. Respinge a chissà, perde palla, falloso l'intervento SS. Ci crede il Lecce, ci crede, sempre solo contro il Napoli. Un quarto d'ora in questo avvio di ripresa. Parte di Lorenzo, nulla. Respinge ancora. Troppo su Baschirotto che allontana. Raccoglie il massaggio. Respinge ancora la difesa del Lecce. Trova la Spadori. Continuiamo con questa azione martellante da parte del Napoli. Lobotka ancora dalla Spadori, Lobotka subito anche fallo, si gioca con il Napoli in possesso, qua schieria. Attacco per Mario Rui, subito il cross. Cross di Mario Rui. Attenzione. Gol! Palla nel portiere.
vediamo un po' a chi viene assegnato il gol. Dai, avanti così. Non era irresistibile da parte di Gallo, poteva autorizzata. Così non è stato, il Napoli torna in vantaggio, è 2-1. Autorete. Certezza, più di Falcone che di Gallo. Tocco. Ottimo, la partita della vita non vi servirà. Complicato da parte del terzino del Lecce. Esce Raspadori, entra Giovanni Simeone, esce Lozano ed entra Dombele. Sulla destra, proprio questo, Lozano. Questo al 65esimo. Finalmente esce Di Francesco. La partita della vita, la partita del campionato contro il Napoli. Va bene così, ma noi abbiamo le spalle larghe, ragazzi. Dai. Di Lorenzo. Andiamo avanti. Lui. Sulla destra. Resta lì vicino Politano. Chissà, cerca lo spazio per il cross. Lo trova. Trova anche Falcone. C'è che blocca e riparte immediatamente. Mario Rui indietreggia. Arriva la pressione Volker in person che travolge Mario Rui. Mario Rui. Regolare. Non segnalato da Lamperson. Clamoroso. Clamoroso. 5 minuti di recupero. Può crederci il Lecce. 5 minuti di recupero poi. Va bene così. Avanti ancora. Fallo su Mario Rui, con mestiere, pur essendo molto giovane, da parte del Persson. Causa entra la Giardina al posto di Cavara. Ovviamente uno della Mattia sua qualità e soprattutto suo rendimento in questo campionato. Qualche pausa molto probabilmente Mario Rui. Entrate Olivera. Mario Rui al posto di Mario Rui. Bene. Ancora calcio da angolo per il Lecce. Grande sofferenza. Offensiva. Ancora troppo corto il cross. Stavolta grande sofferenza. Un Politano che libera. 95 e 21 secondi e naturalmente Manganiello fa continuare, naturalmente. Fa lui. Prova col sinistro. Naturalmente fa continuare, adesso ha preso la palla il Napoli e naturalmente Manganiello adesso fischia. Finita. Io vorrei sapere perché Manganiello ha allungato così tanto la partita. Qualcuno me lo deve spiegare. Giustamente Di Lorenzo si sta lamentando con l'arbitro. Scandaloso. Comunque abbiamo vinto. Lasciate un like, seguite il nostro canale, date un commento. Grazie, seguiteci. Questo è tutto da parte mia. Luigi Corradini. Saluti. Buona Pasqua. È stato il miglior Napoli della...